terza parte di Glauco e Diomede. Ricorderete che la volta scorsa abbiamo letto alcuni versi di Omero in cui ci spiegava chi era Bellerofonte. Dicevamo che la volta scorsa abbiamo spiegato che Bellerofonte, cioè il nonno praticamente di Glauco, era stato oggetto di attenzioni da parte di Antea, che era la moglie di Preto, il re della città in cui lui si trovava. Ora però lui aveva rifiutato le avance di Antea e pertanto Antea è la donna respinta, dicevamo. Un modello di donna respinta è sicuramente Fedra, che è stata respinta da Ippolito. A questo punto che cosa fa lei? Lei dice che voleva sedurla, dice al marito Preto che Bellerofonte voleva sedurla. Preto manda un messaggio al suocero, quindi a Iobate, che sarebbe il padre di Antea, dicendo: quando arriverà costui, cioè quando arriverà Bellerofonte da te, mettilo a morte, uccidilo. Però Iobate ospita Bellerofonte, anzi per 9 giorni non fa altro se non dargli da mangiare e ospitarlo nel modo migliore possibile. Iobate, al posto di ucciderlo. Iobate, quando Iobate però legge il messaggio di Preto, come dire, non se la sente di uccidere un ospite, anzi diciamo che proprio una delle regole fondamentali dell'ospitalità era quello che non si poteva fare del male direttamente ad un ospite, no? Poi infatti dice: ricevuto che ebbe il messaggio funesto del genero, cioè il messaggio di morte, secondo il quale lui avrebbe dovuto mettere a morte Bellerofonte, il genero sarebbe Preto, che è il genero di Iobate, no? Per prima cosa gli ingiunse di andare ad uccidere la chimera invincibile. Cioè dice: non posso ucciderlo io direttamente, però vado, faccio in modo che lui si scontri con un essere mostruoso che sicuramente lo ucciderà. La chimera infatti non era stata sconfitta mai da nessuno e anzi aveva ucciso moltissimi eroi che avevano cercato di contrastarla. Era di stirpe divina, non certo umana. Davanti leone, dietro serpente, capra nel mezzo. La chimera quindi è un essere che diciamo, ha il corpo di capra, la testa di leone e poi però dietro la coda di serpente, cioè si presenta come un serpente dietro. Espirava una vampa terribile di fiamma ardente, quindi anche spira del fuoco. Ed egli la uccise seguendo i segnali divini. Quindi, riuscendo a interpretare, insomma, forse quello che volevano gli dèi, o comunque con l'aiuto degli dèi, Bellerofonte riesce a uccidere la chimera. E quindi la prima impresa, questa è la prima grande impresa di Bellerofonte. È come se Bellerofonte fosse un po' come un piccolo Ercole, in un certo senso, perché anche Ercole, come sapete, ha dovuto affrontare moltissime imprese. Poi fece battaglia contro i Solimi ricchi di gloria. Ecco, abbiamo detto che ci troviamo in Licia. La Licia è una delle regioni dell'Asia Minore. I Solimi sono una di queste popolazioni che erano Solimi, erano considerati invincibili. Anche i Solimi sono sconfitti da Bellerofonte, così come la chimera. Poi, terza impresa, uccise le Amazzoni. Le Amazzoni sono delle donne guerriere, forti come maschi. Quindi 3 imprese. Contro la chimera, contro i Solimi e contro le Amazzoni. Forti come maschi le Amazzoni, infatti sono donne guerriere ma forti come dei maschi. Ma un altro inganno insidioso li tendeva il re sulla via del ritorno. Scelti i migliori guerrieri di tutta la Licia spaziosa, li mise in agguato. Ma questi più non tornarono a casa, tutti infatti li uccise Bellerofonte perfetto. Iobate cerca di mettere in atto quello che gli ha chiesto di fare il genero, cioè di uccidere Bellerofonte. Non lo fa lui direttamente, manda alla fine, almeno manda un esercito, si può dire, contro Bellerofonte. Ma Bellerofonte sconfigge tutti questi nemici, li ammazza, e quindi non riesce a ottenere il suo scopo, Iobate, sì. Quando però riconobbe che era stirpe gagliarda di un dio, quando Iobate riconosce che non è possibile fare uccidere da qualcun altro Bellerofonte, e non ha nessuna intenzione di farlo lui, anzi riconosce la sua forza, il suo onore, il suo coraggio, lo trattenne presso di sé, gli dette in moglie sua figlia, si tratta di Filonoe, che quindi è la sorella di Antea. Ricordate che
Antea era anch'essa figlia di Iobate. La metà gli concesse di tutto l'onore regale. Quindi Bellerofonte diventò il nuovo re, si può dire, il principe della Licia. Iobate, Iobate, sì. Dà dai moglie sua figlia. in moglie sua figlia, la figlia Filonoe, a Bellerofonte. Alla fine, quindi, Bellerofonte sposerà la sorella di Antea, che Antea è già sposata, insomma, con Preto. E gli assegnarono i Lici un podere migliore degli altri. Quindi ebbe un terreno da coltivare, un terreno di cui essere proprietario, bello di alberi e di arativo, perché ne potesse godere. Cioè, vuol dire quindi che in questo terreno c'erano degli alberi, probabilmente anche da frutto, e c'erano dei campi da arare. Partorì quella tre figli al prode Bellerofonte. Vuol dire quindi che Filonoe, la moglie di Bellerofonte, partorì tre figli con lui: Isandro, Ippoloco e Laodamia. Ricordate che Ippoloco è il padre di Glauco, quindi è uno dei tre figli di Bellerofonte. Con Laodamia si giacque Zeus ricco di senno, e lei generò il divino Sarpedone armato di bronzo. Ecco, tra l'altro, Zeus, che si accoppiò non solo con divinità, ma anche con delle donne, aveva tantissimi figli, padre degli dei e degli uomini, si dice infatti. Ebbe un figlio anche da Laodamia. Si tratta di Sarpedone o Sarpedonte, uno dei guerrieri più forti che combatterono sotto le mura di Troia contro i greci, a fianco dei troiani, alleati dei troiani, era il licio Sarpedonte. Ma quando fu in odio anche lui a tutti gli dèi, non si spiega bene il motivo per cui comunque gli dèi e le divinità incominciano a odiare Bellerofonte, forse anche perché sono invidiosi della sua forza straordinaria, delle sue imprese. Solitario allora vagava per la pianura Alea, mangiandosi l'animo, evitando l'orma degli uomini. Ares, insaziato di guerra, il figlio Isandro gli fece morire in battaglia contro i Solimi ricchi di gloria. Vuol dire quindi che il figlio morì nel combattimento proprio contro gli stessi Solimi contro i quali Bellerofonte aveva combattuto vittoriosamente. Adirata Artemide, la dea dalle briglie d'oro, gli uccise la figlia. L'altra figlia, quindi sarebbe Laodamia, quella che aveva avuto un figlio con Zeus, morì probabilmente anche qui si tratta di gelosia, no? Per la gelosia, l'invidia di Artemide. E quindi Artemide, dea dalle briglie d'oro, è un epiteto formulare. Infatti Artemide viene spesso raffigurata, rappresentata come una cacciatrice e quindi spesso cavalca per andare a cacciare gli animali. Insomma. Gli uccise la figlia Laodamia. Rimase quindi solo Ippoloco. Vi ricordate che aveva tre figli, Bellerofonte, aveva avuto tre figli con Filonoe. Ecco, rimane solamente Ippoloco, ma Ippoloco a me diede la vita. Attenzione, ricordate che queste cose le sta raccontando Glauco, perché Diomede gli aveva chiesto chi era, e allora Glauco non solo gli spiega chi è lui, ma gli fa tutta la genealogia, diciamo, tutta la storia della sua famiglia, della sua stirpe, no? E dice: Ippoloco è mio padre, no? E lui mi ha dato la vita, mi vanto di essere suo figlio. Attenzione quindi. Glauco è un narratore di secondo livello, Omero in un certo senso è un narratore di primo livello, e Glauco è un personaggio narrato quindi da Omero, ma che a sua volta, come vedete, qui racconta una storia. Dicevamo quindi mi spedì a Troia, quindi a combattere a fianco dei troiani, e mi raccomandò più volte di primeggiare sempre e mostrarmi migliore degli altri, di non fare vergogna alla stirpe dei padri, che di gran lunga i primi furono tanto a Efira quanto nell'ampia Licia. Ricordate, infatti, ricorderete che Sisifo era il re di Efira, è da lì che vengono questi Lici, no? Come dire, tu, Glauco, sei discendente da questa famiglia gloriosa, guarda un po' che straordinari eroi erano i tuoi antenati, soprattutto Bellerofonte abbiamo visto. Devi comportarti nello stesso modo, quindi glorioso e potente in guerra contro i greci a Troia, esattamente come avevano fatto i tuoi antenati. Ma anche chi spediscono Troia. Ma è Glauco che è spedito a Troia da suo padre Ippoloco. Da questa stirpe, da questo sangue, mi vanto di essere nato.
Così disse, e ne fu lieto Diomede, possente nel grido di guerra. Piantò allora la lancia nel suolo fecondo. Mi sembra un segno evidente questo. Lui sta per combattere contro un nemico. A un certo punto prende la lancia e la pianta per terra. Vuol dire quindi che non ha più nessuna intenzione di duellare, non ha più nessuna intenzione di uccidere il suo nemico. Si è accorto che questo nemico ha qualcosa in comune con lui. E diceva al pastore di popoli, gli eroi sono capi di popoli, infatti anche lo stesso Glauco quindi guida il suo popolo, il popolo della Licia, in questa battaglia. E quindi si rivolge a lui, Diomede si rivolge a lui e lo chiama in questo modo, pastore di popoli, capo di popoli. Pastore di popoli, come dire, è una sorta di metafora. E diceva al pastore di popoli con parole affettuose, dunque tu sei per me di famiglia ospite antico, o Ineo divino, una volta ospitò in casa sua Bellerofonte perfetto. Cioè, ora che mi hai parlato di tuo nonno, mi ricordo che mio nonno aveva parlato del tuo, cioè che mio nonno sarebbe Oineo, è il nonno di Diomede, mi aveva parlato di Bellerofonte. Quindi, come stavo spiegando prima, abbiamo qualcosa in comune, abbiamo un legame fra di noi. Infatti, Oineo ospitò Bellerofonte, il nonno mio nonno, ospitò tuo nonno, trattenendolo ben 20 giorni. Si scambiarono anche fra loro bei doni ospitali. Oineo dette all'altro una cintura splendente di porpora. Bellerofonte una coppa d'oro a due manici, che a casa mia ho lasciato quando qui sono venuto. Quindi vuol dire che si sono conosciuti, l'uno è stato ospite dell'altro, Bellerofonte è stato ospite di Oineo, e si sono scambiati dei doni. Anche lo scambio dei doni era un segno evidente di questa ospitalità, di questa gentilezza, di questa cortesia. Di Tideo non serbo ricordo, vuol dire che non ricordo niente di mio padre, infatti Diomede è figlio di Tideo, perché ero ancora assai piccolo allorché mi lasciò quando a Tebe perì l'esercito acheo. Perciò adesso io sono per te ospite caro nel cuore di Argo e tu per me nella Licia quando giungessi nel loro paese. Non ricordo niente di mio padre perché è morto quando andò a combattere, erano i famosi 7 contro Tebe. Andò quindi a combattere perché Polinice voleva rientrare a Tebe, voleva riconquistare la città e si fece aiutare da 7 re stranieri. Uno di questi era Tideo, quindi che perse la vita lì, in quell'occasione. Qui non ho mai visto mio padre. Però so di questa storia, so del fatto che mio nonno aveva ospitato tuo nonno. Quindi noi siamo legati. Io sono per te un ospite caro nel cuore di Argo. Vuol dire quindi che quando tu vorrai venire nella mia città, Diomede, infatti il re di Argo, sarai ben accolto. E la stessa cosa sicuramente accadrà a me quando io verrò nella Licia, quando verrò nella tua regione, insomma, nella tua zona. Cioè, sono stati i nostri due nonni, diciamo così, sono stati l'uno ospite dell'altro. E così accadrà anche a noi. E quindi quando tu vorrai potrai venire ad Argo. No, Diomede Glauco. Diomede Glauco. Bellerofonte è il nonno di Glauco, l'abbiamo detto prima, no? Diomede e Glauco si dovrebbero sfidare, ma quando Diomede ricorda che suo nonno aveva ospitato il nonno di Glauco, dice no, allora pianta la lancia per terra nel suolo e dice no, assolutamente, anzi, non solo non combattiamo fra di noi, ma se vorrai venire ad Argo io ti ospiterò. E la stessa cosa sicuramente farai tu se io vorrò venire in Licia. L'uno dell'altro, evitiamo le lance anche in mezzo al tumulto, anche in mezzo a questa guerra così sanguinosa come la guerra di Troia. Non incrociamo le lance, quindi duellando l'uno contro l'altro. Molti troiani ci sono per me e gloriosi alleati da uccidere. Come dire, quindi, se voglio, ne troverò tantissimi altri di nemici troiani e alleati dei troiani da uccidere e quindi di cui... Ecco, ricordate il discorso che facevamo prima, l'etica del guerriero. L'etica del guerriero omerico è tutta incentrata sul senso dell'onore, della reputazione, sulla gloria che si acquista sconfiggendo e uccidendo i nemici. Attenzione, il guerriero omerico, l'abbiamo spiegato prima nel corso dell'interrogazione, non combatte per la patria, ma combatte per rendere sempre più glorioso il suo nome.
e lo fa uccidendo i nemici. Ma non c'è problema, adesso io oggi non uccido te, ho deciso di non sfidarti, di non ucciderti, tanto ne ho tantissimi altri di guerrieri troiani e di alleati dei troiani da uccidere al posto tuo. Quello che un Dio mi presenti o che io raggiunga correndo. Cioè, o un Dio mi presenterà davanti un nemico, oppure lo raggiungerò io correndo. E molti Achei ci sono per te. Quindi anche tu, che sei un mio nemico, potrai comunque gloriarti di uccidere, di ammazzare altri Achei, altri greci, al posto mio. Da uccidere quello che puoi. Ma scambiamoci le armi l'uno con l'altro, perché anche costoro sappiano che ci vantiamo di essere ospiti a viti, cioè ospiti da generazioni e generazioni a vita, vuol dire ospiti così come erano stati ospiti i nostri avi. Avendo parlato così, saltati giù dai cavalli, strinsero l'uno la mano dell'altro e si giurarono fede. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.